mostrerò l'esterno del nostro liceo. Questo è un parcheggio per i docenti e per il personale. Ora vi mostrerò le entrate per i professori e il personale e gli alunni, che sono differenti. Questa prima che vediamo è per i professori e il personale. Io mi trovo di fianco al plesso uffici, dove ci sono laboratori di scienze e aule. Qua possiamo vedere dei giardini che sono anche punti di raccolta durante le evacuazioni. Tra questi due giardini troviamo l'entrata che dà su Viale 4 Novembre e davanti possiamo anche trovare l'entrata principale della scuola per i ragazzi. Questo è un cortile interno. Proprio davanti al cortile possiamo trovare una delle entrate principali per i ragazzi e vi mostro anche questa scala, che è una scala di emergenza. Ora passiamo per di qua. Per mostrare il secondo cortile interno, più un giardinetto. Dopo il secondo cortile interno possiamo ritornare nel parcheggio dei docenti e del personale. E vi mostro anche questa porta, che è l'entrata per la lavagna. In bocca al lupo per quest'anno scolastico e buon inizio e ciao da Valentina! Welcome everyone, benvenuti nel nostro liceo, io sono Vittoria. E oggi vi condurrò in un piccolo tour di una parte del liceo Vieni. Da qui arriviamo in uno dei piani terra, diciamo, da cui si arriva direttamente ai primi laboratori. Questo è quello di chimica, qui si fanno i macelli. L'assembramento di solito è per gli zaini, di solito, quest'anno si spera sarà meglio. Il camice vi raccomando, perché sono qua fuori, per noi è no, senza camice. Si continua dal lato opposto con quello di fisica e anche qui è tutta una magia. Qua i rispettivi uffici, quello di fisica e quello di chimica, opposto. Continuiamo e arriviamo al centralino 1, mentre il 2 è opposto dall'altra parte. Qua troviamo i collaboratori scolastici, Pasquale, pezzo di cuore. Subito a fianco l'ufficio del nostro dirigente, Daniele Sordoni. Ho portato live. Mentre qui l'ufficio didattica, qua ci porteremo le principali cose, ovvero avvisi, fogli firmati, anche le autorizzazioni per uscire in ritardo oppure in anticipo e via dicendo. Mentre di qua abbiamo i bagni, che però sono riservati ai grandi, diciamo, agli adulti e a chi lavora in questo piano. Da qui arriviamo ai due uffici, quello della DSGA e un altro ufficio amministrativo. Da qui l'entrata è riservata solo ai professori. Mentre qua arriviamo in vicepresidente. Qua è l'ufficio del personale. Spero di essere stato abbastanza brava, vi auguro un buon anno scolastico, ci becchiamo in giro. Ciao, sono Jessica e vi mostrerò come dal centralino 1 possiamo salire al piano superiore e possiamo utilizzare due scale, quella e quella. Noi utilizzeremo quella lì.
porto al primo piano lato uffici. Arriviamo che abbiamo subito una classe. E poco più avanti troviamo il laboratorio di informatica 1. Ovviamente quest'anno i laboratori verranno utilizzati seguendo delle regole ben precise. Andando avanti abbiamo il bagno dei ragazzi. Il bagno dei docenti. Qui troviamo l'ufficio dell'assistente informatico. Davanti all'ufficio abbiamo un'altra classe. E qua, continuando per il corridoio, abbiamo l'altro laboratorio informatico, il numero 2. Arrivati alla fine del corridoio, troviamo il bagno delle ragazze. Poi vediamo le scale che portano al secondo piano lato uffici. Da dietro abbiamo il bagno del secondo piano lato uffici. E nel corridoio abbiamo tutte aule. Alla fine del corridoio abbiamo un balcone con una vista spettacolare e una scala di emergenza che dà sul cortile. Buon inizio anno scolastico a tutti! Ciao ragazzi, sono Federico e oggi vi mostrerò l'entrata delle aule che sono accessibili dal centralino 2. Per entrare nell'aula, come vedete, abbiamo della segnaletica per terra che ci condurrà dalle aule. Appena acceso dal centralino 2, qua vedete che ci sono delle macchinette per prendere il caffè, l'acqua o le merendine che avranno delle regole precise per essere usate. Poi chiaramente ogni piano ha un ascensore potrà essere usato dagli studenti che hanno mobilità ridotta. Poi procediamo per le scale. Procedendo per la prima scalinata si arriverà al primo piano lato fano. Ogni piano chiaramente sarà attrezzato con igienizzanti per le mani. E le classi sono suddivise in corridoi. Ogni piano ha un bagno per i maschi, per le femmine, per i docenti. In più, continuando per le scale, arriveremo al primo piano da Pancona, ovvero il lato sud, che avrà comunque un ascensore per gli studenti con mobilità ridotta. Sono Veronica e mi trovo davanti a una delle entrate e uscite del liceo, nella zona del centralino 2. Qui troviamo i collaboratori scolastici, detti anche bidelli, e davanti ci sono le aule al piano terra del lato fano e un ascensore che viene utilizzato da persone a mobilità ridotta con regole ben precise da seguire. Qui abbiamo l'istituto dell'acqua che quest'anno va utilizzato sempre con regole ben precise, ma è anche molto comodo perché appunto qui dopo c'è il bagno delle femmine che se avete bisogno. Questo è il bagno. E qui poi troviamo sempre delle altre aule e un bar. Il bar della nostra scuola. Dopo il bar abbiamo l'aula magna, che è l'aula più bella della nostra scuola. E qui quest'aula la utilizziamo generalmente per fare spettacoli, conferenze, incontri e varie cose. Vicino all'aula magna, a destra, abbiamo la nostra palestra,
Questa è la palestra della nostra scuola. You know how.